Hello? Hello? Che cazzo? Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Siamo ad un'altra missione di GTA 4. Sono atterrato un'ora fa a Fiumicino. Sono di ritorno dall'Inghilterra e praticamente in 2 ore devo andare al lavoro. Quindi registrerò qualche missione e poi andremo avanti. Tornerò insomma domani sera a registrarne altre. Oggi siamo con Late Checkout, un'altra missione ragazzi che ha diversi scenari, può essere completata in diversi modi e magari qualche modo di completarla può darvi alcuni problemi, un altro può darmene di meno e così via. Noi ragazzi sceglieremo un metodo che è carino, magari se ho capito bene dalle istruzioni e soprattutto se ricordo bene quando l'ho completata dovrebbe essere quello che ti crea meno problemi, però never say never perché ragazzi, ripeto, l'ultima volta che ho completato questo gioco avevo 13 anni e quindi si parla di praticamente 9 anni fa. Quindi capite bene che, ok, che abbiamo una memoria a volte più potente di quella di altri esseri animali sulla Terra, però a volte potrebbe non essere abbastanza. Ok, direi di passare al gioco? Dai, sì, però like, iscrizione e campanella, quello sempre. Allora, eccoci tornati con questa divisa molto carina. Se non mi strozzo, magari. Dopo la missione Weekend at Florian's, come detto, andiamo a Late Checkout. Tanto ho avviato il gioco, mi sono fatto cazzi miei nel frattempo. Non andare a scatti, per favore. Allora, Late Checkout è direi boccino. No. No, no la granata, di chiamare il taxi. No, ok, ha tirato fuori il fucile, va bene. Non ci siamo capiti. No, buono. Bravo. Stavo per fare il danno più grosso della terra. Dai, boccino. You well paper? Do I hear you found the big bad monster you were on? Bernie Crane, the Muscle Mary? Come on. Fuck you. You think I wouldn't have fingered him in a second if he was your guy? You could have told me he was here. I'm helping you find the man you're after. I'm not some reunite old boyfriend service. Look, I was in the army. I know. Ma chi se ne frega? I know what it feels like to get close to a man. I'm sure you do, but you said you'd help me. I've already helped you, but I'll help you again. Wait for me to be in touch. Va bene, fratello. Allora, sto guardando, ma non vedo altre missioni in scaletta di ULP, quindi... No, invece sì. Sì, invece. E... tipo verso la fine. Comunque sia. Late Checkout. È l'ultima della serie di ben 7 missioni di Reboccino. Not my fault. I had nothing to do with it. Nothing. Understand? I'm on a cell phone, you jerk. Oh, you want a me killed, oh yeah? Screw you! I'm done with you. You understand? Finish. No, you know what? I ain't even started yet, you thief and fuck! I'm in shit because of you, you piece of sh- Hello? Hello? Che cazzo? What's your fucking luck? Ray. What the fuck do you want? You told me to come. Well, sorry. Having a bad fucking day. Oh, sorry. C'è la mira però, ragazzi, infallibile. Fuck. That curly head. Leech is gonna talk. Go shut that stooge up. Shut who up? Isaac, the diamond dealer. Blaming me for everything. Everything. Even the shit we didn't do. Now I got no money. No diamonds, and his dick's threatening to have me killed. Blaming me, cause he got robbed. Okay, so? He's holed up in the Majestic with a couple of his cronies. Go shut those fuckers up. No problem. Hey, can I get a coffee, please? Pensavo stesse chiedendo a Nico, infatti si è anche girato. Vabbè, fatto sta, dobbiamo andare al Majestic. Tutto lontano, eh? Beh, dai, Central Park. Ci sta. Middle Park, se no si incazzano. Allora, questa volta però qualcosa mi dice di farmi il viaggio. Quindi romperà il vetro.
Non ricercatemi, per favore. Grazie. Dovrebbe essere una simile Rolls Royce sta qua, credo. Magari poi mi sbaglio, io con le macchine veramente ci capisco un cazzo. Non capisco più di curling che di macchine, tra un po' le bocce sul ghiaccio. Allora, sotto questo ponticellino. Grande. Sinistra. Ci siamo quasi, eh. E già vi dico che dalla prossima missione sbloccheremo... Anzi, in realtà abbiamo già sbloccata 20 missioni fa, però metteremo per la prima volta, ecco, piede nella famosissima Alderney, che sarebbe New Jersey. Che per adesso, ragazzi, non ci abbiamo ancora messo piede. Allora, siamo arrivati all'hotel. Bonnie. Ok, una possibilità è l'ascensore. Anche te che però ti rifogli il fucile, sei veramente un genio. C'è un altro modo per raggiungerlo. Ce ne sarebbero tre, a dir la verità. Uno è quell'ascensore. Due sarebbe fare un trucco e far spanare un elicottero, ma non siamo così nabbi da farlo. E l'opzione C è usare, tanto non il cecchino ma il fucile d'assalto, la piattaforma lavavetri. Quindi noi saliremo per di qui. Minchia, raga, quanto è alto. Che puttana. Sì, bellissimo lo skyview di New York. Grazie. Allora, praticamente se cado di sotto, cioè, beh, è la fine della fine. Quindi... Quindi. Allora, un obiettivo si trova qua sopra. Uno dei tre obiettivi, ovvero il famigerato Isaac, ha la cutscene della morte. Vediamo se riesco. Oh, oh! Allora, te... devi... Ale! Ciao. Doveva esserci la cutscene di lui che... Va bene. Doveva esserci di lui che finiva sotto. Disappointment. Ultra disappointment. Uno a questo piano. Uno è qua dentro. Questo va ucciso. Eccola la cutscene. Perfetto. Perfetto. Il terzo. Questo è Isaac, appunto. Beh, non è stato difficile assolutamente ammazzarlo. Il terzo, e adesso ve lo faccio vedere con più precisione. Tanto chiedo precisione anche al fucile, grazie. Chi è sto bastardo? Chi è sto bastardo? Ricarica sta merda. Ma chi è? Jimmy Pecorino sto qua.
Ok, ho necessariamente bisogno di un kit medico. Sì, però non ci puoi mettere così tanto a rialzarti, non puoi! Kit medico subito. Sì, anch'io I got you, vai. Eccolo, 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 amore mio, vieni. Vieni a mamma. Ciao. Praticamente Isaac, potevo non ammazzarlo. Don't kill me chi? Don't kill me chi? Allora, c'è da essere bravi adesso, c'è da essere bravi. Questi siamo noi. Perché l'ascensore è fuori servizio. Ma da quel che ricordo, se noi andiamo al piano di sotto, dove non credo ci debbano essere nemici, ora che l'ho detto ci sono sicuro, dovrebbe funzionare. O forse al piano ancora di sotto, o forse a quell'ascensore là, chi lo sa, chi lo sa. Tac. Niente piattaforme, niente rotture di cazzo. E tra l'altro, ragazzi, questo fa sì che noi troviamo la macchina a prenderci, perché se noi scendessimo dalla piattaforma l'avremo palesemente nel culo, perché dalla piattaforma alla strada c'è la polizia che ti fa fuori. Armiamoci, non si sa mai. Ed ecco la macchina che ci ha portati qui. 2 stelle, fattibilissimo, fattibilissimo, ragazzi. Ok, tanto salvo. Posso anche seminare gli sbirri fuori dalla missione, il che non è male come idea. I shut Isaac up for you. I feel like all I've been doing is shutting people up ever since this diamond thing started. Well, we ain't got the diamond, but we don't know where they are. Johnny, that biker don't make it disappear with the money. And every other mouth that he's gone for good, except for yours, Danny. Screw you, Ray. I ain't your cleanup guy no more. You get that? Alright, Nicky, alright. Don't go forgetting about respect or nothing. Che stronzo sto reboccino, però. Infatti, non a caso, era l'ultima missione per lui. Sì, però te devi dare una sbrigata, te devi dare una sbrigata. Non è possibile che però ogni angolo ci sia la polizia. Dai, dai, dai. Di qua. Di qua. A posto, ragazzi. La prossima è per Derek McReary. Si trova qui. 3 messaggi. Ray. Brucey. Sì, va bene, Brucey. E messaggi, Brucey. Sì, ci sarà il lavoro. Ray? Mi devi delle spiegazioni? Perfetto, meglio. Buono, 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 buono. No, no! Mi ha tirato il bidone così. Brutta merda, vabbè, ci sei tu. Minchia, che vi sto anche pagando per questo servizio, ma... No, ma manco l'Atac fa così. Che ti vede e non si ferma. Ok. Derek sarà in questa viuzza qui, della famosissima Alderney. Che posto veramente... macabro, tetro che è. Poi qua c'è anche Phil Bell e c'è Bernie Crane.
Tanto vi informo che dopo Derek McCreary le missioni dovrebbero essere per Francis McCreary. Poi torniamo da Pachi e poi andremo da Gerard, quindi loro aspetteranno un pochino. Detto questo ragazzi, grazie della visione, lasciate like al video, iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima con appunto la prima di 3 missioni di Derek McCreary e sarà SmackDown. Bacioni, ciao ragazzi.